Have a holly jolly Christmas. Coniugare in un'unica operazione beneficenza e buon gusto è la combinazione ideale per vivere al meglio il periodo delle festività natalizie. Have a holly jolly. Metterle insieme poi non è stato nemmeno così difficile. Mette allo stesso tavolo un ristoratore, un pasticcere di alto profilo ed una onlus ed il gioco è belle fatto. Se poi la onlus finanzia anche un progetto di ricerca in campo biomedico che si effettua nella città di Fano, è la ciliegina sulla torta, anche se non è propriamente di torte che stiamo parlando, ma di panettoni artigianali di altissima qualità. Stefano Ceresani, blasonato e conosciutissimo pasticcere fanese, anche quest'anno in combutta con un altro Stefano, Mirisola, nella fattispecie titolare di un ristorante nella splendida piazza 20 settembre, ripropongono anche quest'anno il loro panettone ideale. Un chilogrammo di pura libidine dolciaria, la cui ricetta quest'anno è stata ulteriormente messa a punto, partendo dal caffè che viene servito nel locale a fine pasto, a base di anisetta Meletti e crema Chantilly. Aggiungendo l'anisetta Meletti abbiamo dovuto un pochettino modificare la ricetta, però tutto sommato è la farina di frumento, il burro, lo zucchero, i rossi d'uovo, il lievito madre, il tutto poi è impastato come tradizione vuole del panettone, che deve essere impastato tre volte, la cottura viene fatta il quarto giorno, il quinto giorno ci si mette sopra la glassa di cioccolato bianco e scagliette per abbellirlo leggermente. Tante novità quest'anno. Sì, tante novità per questo panettone che l'anno scorso ha avuto un grandissimo successo, nato da questo fidanzamento tra il ristorante ideale con il caffè del pasticcere, perché quando si parla di panettone a Fano c'è un'istituzione ed è quella di Stefano Ceresani, che ha giocato con questi ingredienti, equilibrarli in maniera giusta per riuscire ad ottenere questo prodotto di qualità davvero eccezionale. Abbiamo deciso di devolvere parte del ricavato appunto alla Fondazione Pirozzi. La onlus interessata dall'operazione, che gratifica oltre che il palato anche il cuore, è la Francesca Pirozzi, che con i proventi del libro racconto Il cibo ideale, oltre che trovare assonanza nel titolo tra libro e locale, trova anche assonanze solidali. Sono contento che sia tra l'altro legato anche a un momento particolare, perché a Natale diciamo siamo tutti più buoni, quindi penso che sia un buon modo per contribuire anche con questa piccola cosa del progetto di ricerca su Fano che stiamo finanziando.